Il gravissimo episodio capitato ai fratelli Rinaldi di Ponte Landolfo. I fratelli Rinaldi erano due giovani che si erano imbevuti di idee liberali. Uno era un avvocato, l'altro era un commerciante. Erano convinti del processo unitario come di un processo di unificazione nazionale vera, un processo che portasse ad una emancipazione sociale e politica e ad un miglioramento delle condizioni di vita e ad una unificazione dei territori della nazione, finalizzati alla nascita di una nazione unita veramente. Questi erano gli ideali cui credevano questi due fratelli, ed erano dei liberali. Questi due ragazzi, due giovanotti, due giovani uomini, quando si recarono da Pier Eleonoro Negri a chiedere spiegazione di cosa fosse avvenuto nel loro paese, perché si fosse dato fuoco a tutte le case del paese e perché si fosse compiuta quella strage, il Pier Eleonoro Negri in tutta risposta praticamente li fece fucilare. Quest'uomo, che viveva pacificamente, tranquillamente nella sua Ponte Landolfo fino al 1860, dopo il 15 agosto 1861 si è trovato praticamente tutto il paese distrutto, la sua casa bruciata e saccheggiata, i suoi due figli morti.